tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi della Neo Gothic Collection che ho avuto il piacere di ricevere in anteprima. Linea Makeup Autunno-Inverno 2017 di Neve Cosmetics, che svela il lato più oscuro della bellezza con una collezione fatta di tonalità rare e misteriose che richiamano profezie, simboli, incantesimi. Bellissimo è anche il cartoncino che accompagna i prodotti della collezione. Neve Cosmetics ci stupisce con una collezione che ci trasporta in una favola fantasy da risvolti arcani in un'atmosfera decisamente dark. Neo Gothic infatti propone colori audaci, intensi, cupi, ma non mancano bagliori metallici e riflessi super luminosi, è fatta proprio di luci e di ombre. Propone toni dark ma nello stesso tempo eleganti, raffinati, femminili, perfetti per questo periodo dell'anno. È una collezione che ha davvero entusiasmato noi makeup lovers, noi appassionate di makeup, perché è davvero affascinante e particolare. Ogni prodotto della Neo Gothic ha un nome che si ispira praticamente al mondo fantasy, quindi che si ricollega al tema della collezione, che è composta da 3 ombretti in cialda, un blush in cialda, 3 pastello occhi, 3 pastello labbra e un gloss vernissage. Neo Gothic debutterà il 7 novembre sia sul sito nevecosmetics.it che presso i rivenditori ufficiali e sarà in promo, quindi in offerta lancio, ad un prezzo speciale fino al 20. I prodotti che vedrete, come gli altri della famiglia Neve, sono sempre formulati senza siliconi, petrolati, parabeni, vegetariani, vegani e completamente made in Italy. Vediamo quindi i prodotti nel dettaglio partendo dai prodotti in cialda. Questi sono i prodotti in cialda della Neo Gothic Collection, quindi abbiamo 3 ombretti più un blush. E vorrei partire praticamente dagli ombretti, che sono quindi questi 3, sono ombretti dalla formulazione Wet and Dry che nascono per realizzare un make-up occhi intenso, magico e misterioso. I 3 colori proposti sono tutti dal finish luminoso e hanno una texture morbida, quasi burrosa, setosa, sono estremamente pigmentati, facili da lavorare e poco polverosi. Diciamo poco o nulla polverosi, insomma il fallout è assolutamente trascurabile. E applicati, se applicati direttamente con le dita, il colore è subito pieno, intenso, omogeneo, anche se applicati da asciutti. La formulazione degli ombretti Neve è davvero molto migliorata negli anni. Partiamo a vedere quindi le tonalità. Io ho già fatto gli swatches, quindi gli ombretti sono i primi 3 e sono, come vedete, 3 colori davvero spettacolari. Il primo si chiama Hero ed è questo ombretto che viene descritto come un duochrome nero con riflessi blu brillante, il colore delle notti di luna calante, e questo blu intenso su base nera ricco di riflessi. È profondo, scuro, ma nello stesso tempo, come vedete, luminoso e cangiante, e rimane così, non perde di intensità neanche applicato. È setoso, super pigmentato, questa è una ditata, praticamente una semplice passata di ombretto, si stende in maniera assolutamente uniforme ed è un blu secondo me davvero speciale. Ve lo mostrerò indossato in uno dei prossimi video e la sua particolarità è proprio questa base nera, insomma non è un classico ombretto blu notte, è davvero strepitoso e indossato veramente è una favola, proprio perfetto per da non perdere, insomma, se amate il blu. E poi vicino vedete l'ombretto invece che si chiama Melusine, che è descritto invece come un nero cremoso con riflessi antracite, oscuro e ammaliante come la creatura di cui porta il nome. Neve si riferisce a Melusina, che è una mitica figura leggendaria del Medioevo, una fata che una volta alla settimana si trasformava in serpente, ed è praticamente l'ombretto che ha utilizzato il protagonista del look di oggi. Questo ombretto in realtà, più che un nero, penso si veda, è praticamente proprio un grigio antracite, ricco però di riflessi multicolor, blu, verdi, rosa, anche questo molto pigmentato e facile da sfumare. Si stende in maniera uniforme senza creare macchie come spesso accade con tonalità molto scure. L'intensità è veramente modulabile, è bellissimo secondo me questo colore per smoky, perché comunque è meno pesante rispetto al classico nero, quindi lo trovo sicuramente più versatile e più interessante, insomma, rispetto al nero. Davvero un ombretto bellissimo. E poi abbiamo Prophecy, che è il mio preferito della collezione. Questa tonalità mi ha assolutamente rapito il cuore.
cuore. Viene descritto come un duochrome bronzo con sottotono praticamente borgogna, shimmer dorato e riflessi praticamente interferenze verdi. È un colore questo davvero dai mille riflessi, cangiante, sempre diverso a seconda della luce. È applicato praticamente sulla palpebra, risulta un rame rossastro caldo con dei riflessi invece oro verdastri freddi in superficie. È veramente fantastico, multisfaccettato, è oro, è rame, è rosso, è verde, è meraviglioso, estremamente versatile, bello anche da solo su tutta la palpebra mobile. È quello che ho utilizzato io oggi insieme al grigio, in realtà l'ho sfumato un po' nella piega e anche al centro praticamente della palpebra. È una tonalità meravigliosa, non è, questo ci tengo insomma a precisarlo, non è il classico marrone con riflessi verdi che abbiamo davvero visto in tutte le salse, perché questo ha comunque una base colore diversa, e poi i riflessi verdi in questo ombretto sono appena accennati, insomma prevalgono nettamente quelli sull'oro, e ricorda sicuramente Absinthe di Nabla. Infatti io qua ho voluto fare proprio questa comparazione per farvi vedere che comunque sono due ombretti assolutamente diversi, perché comunque l'ombretto di Nabla, che è questo, quindi Absinthe, ha una base colore semi-trasparente, insomma sicuramente meno coprente, questo di neve è più pigmentato, quindi ha una base colore decisamente più evidente, e poi come potete vedere in Absinthe i riflessi sono in particolare insomma verdastri, quindi sul verde acqua, mentre qui sono oro verdastri, quindi comunque sono due ombretti che applicati sulla palpebra fanno un effetto assolutamente diverso. Si tratta in ogni caso di tre tonalità, queste della Neogothic, proposte per gli occhi, quindi due ombretti davvero perfetti per realizzare dei look d'effetto che diventano ancora più intensi, luminosi e sfaccettati se utilizzati bagnati. Io comunque oggi li ho usati asciutti questi ombretti, e vi assicuro che hanno una resa strepitosa anche da asciutti, quindi davvero bellissimi. Ultimo prodotto in cialda della collezione è il blush. Ve lo mostro un attimino anche qui, il blush che si chiama Court, ed è un blush rosso tramonto, la descrizione è bellissima, un rosso tramonto con sottotono rubino, vellutato e modulabile, il colore equivoco degli intrighi di Court. È un altro secondo me dei pezzi bellissimi, imperdibili insomma della collezione, una tonalità davvero che incanta, è praticamente sulla mia carnagione, che è quello che tra l'altro ho applicato stamattina, il blush ovviamente è questo, sulla mia carnagione risulta proprio un rosso rosato caldo di media intensità e con un tocco anche di corallo praticamente all'interno. Vediamo se mette a fuoco stamattina. Io non vedo, quindi comunque per me o è messo a fuoco o meno è la stessa cosa. Vi dicevo, questo con un tocco anche di corallo, quindi davvero è un blush che ricorda proprio i colori del tramonto. È, ha una texture sottile, setosa, per nulla polverosa, è molto modulabile, però vi consiglio insomma di andarci piano, di applicarlo gradualmente, perché comunque è ben pigmentato. Il finish non è completamente opaco, ma non è nemmeno shimmer, insomma non è, è troppo sbrilluccicoso, però ci sono delle microperlescenze che donano una discreta luminosità e che a me non dispiacciono affatto. È indubbiamente questo il colore, il prodotto più vivace, insomma con il colore più acceso della collezione, però non è assolutamente eccessivo o importabile, anzi in piccole dosi dona un effetto davvero sano e naturale, perché proprio dona proprio quell'effetto di guancia arrossata naturalmente. Io poi adoro le sfumature rossastre come quella appunto di questo bellissimo blush, che tra l'altro altro è perfetto per andare a dare un attimino anche di vitalità all'incarnato nei look insomma spenti, cupi e intensi come questo che quindi ho realizzato oggi, quindi un pezzo splendido il blush Court. E poi in collezione troviamo anche tre pastello occhi chiamate anche quindi pastello casual eyeliner, perché praticamente si possono utilizzare come eyeliner, come base praticamente per ombretto e anche come casual, quindi nella rima interna. Personalmente le preferisco più utilizzate come eyeliner, sfumate lungo la rima ciliare inferiore, anche come basi per ombretto, un po' meno nella rima interna perché comunque su di me non durano tanto. Con la nuova formula in realtà sono sicuramente migliorate, quindi sono più scriventi e pigmentate e durevoli, insomma durano sicuramente di più, però comunque
comunque non reggono tutto il giorno, dopo qualche ora tendono a svanire. Vediamo i tre colori proposti. Abbiamo la prima matita, che è la mia preferita delle tre, ha un colore particolarissimo, si chiama Night e viene descritto come un, ecco qua il colore, questo colore viene descritto come un nero seppia su base verde tabacco praticamente, ed è in buona sostanza questo verdone, e questo verdone scuro, fangoso, spento, un verde palude con un finish delicatamente satinato, bellissimo, veramente ideale per realizzare degli smokey eyes tenebrosi e inconsueti, ed è il colore che vi dicevo ho utilizzato oggi sia come eyeliner che nella rima interna, ed è un verde davvero bellissimo. A me piace davvero tanto. L'altro colore proposto è sempre un verde, la matita invece si chiama Dag e viene descritto il colore come un verde agata scurissimo con sottotono bronzo. Arrivo subito. Eccolo qua, quindi abbiamo questo verde agata scurissimo con sottotono bronzo, che altro non è che questo verde bosco intenso con sottilissimi riflessi che le danno solo un tocco di luminosità. È un colore questo di Geneve, perfetto per dare risalto ai riflessi caldi nelle iridi verdi, castane e nocciola, ed è un bellissimo verde per look invernali, davvero molto bello, anche se per i miei gusti, insomma, io amo particolarmente la matita Night che abbiamo visto prima. E poi ultima ma non ultima, perché è veramente un capolavoro, è la matita Sword, che è praticamente una lama di luce. Si tratta di un oro opalino, quindi un oro opalescente dal sottotono neutro freddo shimmer, quindi dal finish metallico. Come potete vedere è veramente luce pura, sembra metallo fuso. Questa è una matita davvero ideale per dettagli, quindi per illuminare l'angolo interno, anche sfumata lungo la rima ciliare inferiore, ma anche utilizzata come eyeliner, è bellissima magari sopra degli ombretti scuri, veramente una matita stupenda. L'ho utilizzata anche oggi nell'angolo interno dell'occhio, è perfetta proprio per creare, insomma, per punti luce, per impreziosire anche in questo caso un look un po' spento, un po' magari pesante come questo, e oltretutto è perfetta per le feste in arrivo. Un'altra cosa che volevo dire è che ha una texture diversa rispetto alle altre matite che abbiamo visto, perché è più morbida, burrosa, ed è sicuramente semplice, insomma, da sfumare. Quindi queste sono le tre tonalità che io trovo davvero bellissime, in particolare quindi le prime due, queste due sfumature, insomma, di verde, le trovo davvero utili, versatili, molto sfruttabili, proprio splendide alternative al classico nero. Nella Neo Gothic Collection troviamo anche tre nuove pastello labbra Precise Lipstick. Io amo le pastello labbra, sono tra le mie matite labbra preferite, perché sono morbide, cremose, scorrevoli, confortevoli, ottime come basi, ma anche utilizzate proprio da sole come un rossetto, perché uniscono l'intensità di un rossetto con la precisione di una matita. Tre sono quindi le nuove nuance proposte, sono delle tonalità assolutamente diverse, di diverse intensità, perfette per soddisfare tutte le esigenze. Partiamo dalla più chiara, che è questa, si chiama Symbol, e questo colore viene descritto come un beige chiaro, caldo e intenso dal sottotono ambrato. È il colore che sto indossando stamattina all'inizio del video, ve la mostro anche swatchata, quindi è la prima matita ed è questo bellissimo, quindi nude pescato, chiaro e caldo. Io lo trovo bellissimo questo colore, perché è chiaro, però come vedete non troppo, insomma, non cancella le labbra, non fa effetto correttore. È una tonalità perfetta per andare a bilanciare un trucco occhi intenso, e che io sfrutterò tantissimo con i rossetti nude pescati, che amo veramente tanto, insomma, mi piace tanto quando i nude tendono comunque al pesca, perché sicuramente si armonizzano bene con i miei colori. Ora, per questa matita mi avete chiesto la comparazione con la pastello cappuccino, che è già in gamma permanente, che è questa. Come vedete la cappuccino è la tonalità di cappuccino è più scura e più rosata, ci somiglia un po' di più a livello di intensità la pastello miele, però come vedete anche in questo caso si tratta di una nuance più rosata rispetto a Symbol, che è quindi, insomma, un bel nude pescato chiaro dal sottotono ambrato. La seconda pastello invece della collezione si chiama Mandragora, siamo qui, Mandragora viene descritto il colore come un
rosa carne scuro, intenso e languido, che richiama i petali di un fiore maledetto, forse allucinogeno. La mandragora, infatti, momento super quark, è una pianta praticamente considerata fin dall'antichità magica, dotata di poteri particolari, uno degli principali praticamente ingredienti della maggior parte delle pozioni mitologiche e leggendarie. Chiudiamo al momento super quark la mandragora, anzi la matita, il colore della matita mandragora è bellissimo, come vedete questo rosa medio scuro, abbastanza neutro direi, con un tocco di viola all'interno, ed è praticamente un colore elegantissimo, perché è non acceso, appariscente, è un po' attenuato, insomma davvero un bellissimo rosa per la stagione fredda. Mi avete chiesto in questo caso la comparazione con la Pastello Alternative, ma come vedete siamo proprio distantissimi, la Pastello Alternative è molto più chiara e più fredda e non somiglia neanche alla bellissima Orchidea, che ha un colore, un bellissimo rosa, ma è più chiaro, più acceso e meno violaceo. La terza pastello, quindi, della collezione Neogothic è questa, si chiama Witch, descritta come viola scurissimo dal sottotono magenta, una tonalità fiera e vibrante per streghe e principesse. È sicuramente un viola scuro, però è anche un viola vivido, insomma vivace, non è un colore spento e grigiastro, adatto alle più audaci e non freddo, anzi direi neutro caldo. Ha una stesura omogenea sulle labbra e per colori così scuri non è affatto così scontato, e in tante, devo dire, siete davvero impazzite per questa tonalità. Lo capisco, insomma, perché è davvero bellissima, molto particolare. Personalmente però non uso, insomma, colori, non usando colori così scuri sulle labbra, è una pastello che utilizzerò tantissimo sugli occhi. In questo caso, per quanto riguarda invece le comparazioni, non c'è nulla di simile tra le pastello labbra. Ci somiglia un po' la pastello occhi distortion, che io utilizzo spesso sulla bocca, che è questo, anche sulle labbra, insomma, che è questo bellissimo prugna violaceo, comunque molto distante da Witch, perché il colore è più chiaro e anche meno violaceo. Non ci somiglia per niente, direi, la pianeta, perché è un viola decisamente più chiaro, ma anche decisamente più freddo rispetto a Witch. Trovo davvero bellissime queste tre nuove pastello, quindi Symbol, Mandragora e Witch, che vanno quindi ad arricchire la gamma cromatica proposta delle pastello, che quindi diventa sempre più completa e variegata. In collezione, per completare, per finire, c'è un gloss vernissage gloss lucido come vernice fresca, ma dalla consistenza densa e materica come pittura ad olio. Per essere dei gloss, i vernissaggi di neve, devo dire che hanno anche un'ottima tenuta, proprio perché questa texture così densa e materica ha un'ottima aderenza alle labbra, e insomma a me piacciono molto come gloss, e io comunque li utilizzo spesso perché sono molto coprenti, li utilizzo sempre con la matita labbra, insomma, abbinata. Mi piace proprio l'effetto sempre delle labbra perfettamente definite, e poi con la matita sicuramente la tenuta migliora. Ma passiamo quindi al colore della collezione, che è sicuramente il prodotto più eccentrico e più particolare della collezione, quello che davvero ne rappresenta l'anima. E questo prodotto, questo gloss, si chiama The Magic Circle, e il colore è questo, è un gloss rossetto molto molto particolare, dal colore inedito e magico. Si tratta infatti di un bronzo brunito con perlescenze oro su base nera. Ve lo swatcho e ve lo mostro con calma, perché è davvero da vedere il colore di questo swatch, giustamente, sì, bello il colore di questo swatch, eccolo qua. Quindi questo è il colore del gloss, del vernissage The Magic Circle. Il finish, come vedete, è davvero specchiato, è ricco di riflessi e rende le labbra subito piene e voluminose. Comunque questo è assolutamente da vedere, e quindi un attimino vado ad indossarlo, perché ve lo voglio proprio mostrare sulle labbra. Vado e torno. Il gloss della Neogothic Collection può essere indossato da solo, oppure può essere sovrapposto a rossetti e matite, oppure sopra una pastello, come ho fatto io, quindi che l'ho appena applicato sopra la pastello Symbol della collezione, ottenendo questo effetto che io trovo bellissimo. Quindi in questo modo si può trasformare la tonalità e ottenere nuove sfumature originali con un finish, come vedete, luminosissimo. Devo dire che questo gloss, qui l'ho anche swatchato nuovamente, è bellissimo anche da solo, è molto coprente, e anche se si tratta sicuramente di un colore insolito, essendo un bronzo dorato, quindi diciamo un neutro, per me è decisamente più portabile rispetto magari ad un blu o ad un verde sulle labbra. Non so quanto lo sfrutterò, però comunque è un pezzo che trovo strepitoso,
scorso e che vi straconsiglio perché è davvero molto originale, insomma, ne aveva tirato fuori davvero qualcosa di unico che sono sicura conquisterà il cuore delle amanti del make-up labbra dark. E questo è tutto. Che dire dunque in conclusione? Io ho apprezzato moltissimo il concept della collezione, è misteriosa, intrigante, affascinante, ricca di queste tonalità audaci, intense, insolite e per questo può sicuramente non piacere a tutti, però bisogna riconoscere che è qualcosa di diverso, di attuale, di particolare, una ventata di aria fresca. So che in tante siete stanche di vedere tonalità aranciate, rossastre, insomma, oro rosa. Questa è proprio una collezione perfetta per le appassionate di make-up che amano giocare, sperimentare con i colori. È una collezione che invoglia ad osare e ad uscire dalla nostra comfort zone. Anche se i colori sono dark, però sono anche eleganti e raffinati e femminili e secondo me sicuramente meno difficili da portare rispetto a colori come i neon, insomma, i colori per esempio pastello. Bisogna anche dire che ci sono, ne aveva pensato anche a chi non ama i colori forti, perché in collezione troviamo l'ombretto Prophecy, la matita Occhi Sword, la matita Labbra Symbol, che sono quindi colori molto tenui e delicati. Personalmente, i prodotti che sfrutterò di più per un fatto di gusto personale sono l'ombretto proprio Prophecy, la matita Occhi Night, il blush mi piace tantissimo, le due pastello labbra chiare, però obiettivamente non c'è un prodotto della collezione che io non ho apprezzato o che non trovo valido, quindi per me davvero Neve ha fatto un ottimo lavoro e sono sicura che questa collezione sarà un grande successo. Io chiaramente ringrazio come sempre l'azienda per la fiducia, spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima!